La sfida del Savini va con pieno merito al Notaresco, che affonda l'Avezzano e apre il fronte Ferrazzoli. Il tecnico fa un passo indietro in sala stampa e ora la palla passa alla società, che dovrà decidere del suo futuro. Ben altro clima a Notaresco, che torna al successo dopo il rovescio di Tivoli grazie al siluro di Scipioni al minuto 37 e protagonista soprattutto di 94 minuti giocati con grande attenzione e intensità. Il primo tempo è a colorazioni totalmente rossoblu, di fatto gioca soltanto il Notaresco, che sfrutta un'impostazione troppo difensiva dei biancoverdi e col contatto Marrancone Filippini del minuto 4 fanno capire di voler dare un'impronta forte al match. Pallino della contesa tutto dei padroni di casa, l'Avezzano si affida a lanci lunghi che non trovano, i due attaccanti lasciati tristemente al loro destino. Dall'altra parte Tringale al 27esimo pennella per Marrancone, la cui sponda libera Scipioni appostato sul secondo palo e stoppato soltanto dall'intervento prodigioso di Brusca, che aggancia il pallone quando il gol sembrava cosa fatta. Ancora Marrancone al 34esimo col sinistro debole parato da Brusca. Ferrazzoli cambia un minuto dopo, fuori De Lorenzo e Tuncarà per Golia e De Silvestro, ma l'Avezzano non fa neppure in tempo a risistemarsi, che al 37esimo Scipioni trova un destro meraviglioso che si insacca all'incrocio dei pali per un 1-0 meritato visto quanto espresso dal primo tempo. Il numero 10 è scatenato al 47esimo, l'intervento di Luciani innesca le proteste di casa per un rigore che Virgilio non concede. La ripresa vede un Avezzano totalmente diverso anche per effetto dei cambi. De Silvestro raccoglie una corta respinta ma indirizza centralmente su Curtosi. Se gli ospiti mettono dentro tutta la batteria offensiva, con Senesi prima e Ortolini poi, Bruno si copre con Ferri per Carnevali. Biancoverdi attivi dalla distanza col sinistro di Forte e De Silvestro che scheggia la parte alta della traversa. Padroni di casa che allentano la pressione con la sgroppata di Casella, sinistro impreciso prima del servizio di Mascella per la testa centrale di Roberti. Il resto è solo attesa del triplice fischio, che manda il Notaresco alla pausa per il torneo di Viareggio a quota 33 punti, mentre per l'Avezzano adesso pausa di riflessione in attesa di capire il futuro del proprio tecnico. La distanza è ancora colmabile, non è compromesso tutto, però nelle ultime prestazioni, specialmente fuori casa, non mi sono piaciute sotto il punto di vista dell'atteggiamento, dell'approccio, chiamiamolo sempre il solito discorso, però il primo tempo di oggi è stato indecente, non ha scusanti, e quando la cosa è ripetitiva probabilmente c'è la responsabilità dell'allenatore, che non riesce a trasmettere qualcosa ai suoi calciatori. Quindi ci aiuta a capire, presenterà le dimissioni? Parlo con la società, non c'è bisogno della parola, cioè parlo con la società, faccio un passo indietro e parlo con la società e do le dimissioni, ok, sì, do le dimissioni. Si è provato a spiegare il perché di questo atteggiamento, che non è piaciuto oggi ma immagino non le sia piaciuto anche nelle altre partite in trasferta? Perché ripeto, probabilmente fuori casa non riesco a darglielo. L'altra settimana con la San Benedettese il presidente aveva provato lui a stimolare i ragazzi e non ci è riuscito, e stavolta abbiamo rifatto quello che facciamo sempre, anche quando giochiamo in casa. Durante la settimana non ci sta mai nessuna avvisaglia che ti lascia percepire un senso di mosceria, di scarsa volontà, non so neanche definirlo come il primo tempo di oggi, veramente non. Ma ti ripeto, perché responsabile so io. Le assenze non contano niente, perché è dall'inizio dell'anno che abbiamo le assenze e non ci siamo mai nascosti dietro a questo. Se ci abbiamo 38 punti, e ripeto, prima di questa partita eravamo terzi in classifica con 3 punti dal primo posto, è la sesta sconfitta, e una squadra che vuole provare a vincere il campionato, il ruolino in trasferta non è, nonostante in casa hai fatto 7 vittorie consecutive, il ruolino in trasferta non va bene. Quindi ti ripeto, quando per quello che per come la penso io, una responsabilità sta anche da parte dell'allenatore. Ecco, le chiedo, è chiaro che non è lei che deve dare la risposta, che cosa si aspetta che le risponda la società, che fino alla settimana scorsa aveva difeso il suo operato? Ma sì, ma non è un discorso di difendere o meno, è che puntualmente una settimana sì e una settimana no la squadra c'ha questo atteggiamento, e quindi non, a me non piace questo, non mi piace, non è una cosa che posso accettare così passivamente. Non riesco a
a trasmettere, non riesco a, a fuori casa eravamo partiti all'inizio quattro vittorie, ma io so che è normale che non puoi vincerle tutte, però ribadisco per l'ennesima volta, lo chiamiamo in tanti modi approccio, atteggiamento, ma vedere oggi una squadra, la mia squadra, giocare il primo tempo che ha giocato, sinceramente non è quello che avevamo preparato, non è quello che abbiamo fatto in settimana, e quindi ripeto, i giocatori hanno le loro colpe, ma ce l'ha anche l'allenatore, perché chi pensa di non essere responsabile in queste situazioni, secondo me non è, è un pochino un ipocrita, e io mi sento responsabile di questa situazione. Sono contento, siamo tutti contenti, perché abbiamo fatto un'ottima gara contro un avversario molto molto forte che ha ambizione di vincere il campionato. Noi abbiamo riscattato la prestazione di domenica scorsa, che non è stata tutta negativa, però comunque domenica scorsa siamo usciti dalla partita verso la fine, quest'oggi invece siamo stati dentro la gara dal primo alla fine, e sono contento perché i ragazzi hanno risposto in maniera egregia in questa gara. Abbiamo dimostrato che comunque se ci stiamo con la testa possiamo giocarcela con tutte, e quindi per me è un motivo d'orgoglio, significa che comunque i ragazzi apprendono e hanno appreso il messaggio. È iniziato il conto alla rovescia, 33 punti. In che senso il conto alla rovescia? Verso la salvezza. Sì, noi quello è sempre il nostro obiettivo, è quello, quindi facciamo, dobbiamo fare il massimo, e quindi ci avviciniamo alla quota salvezza, speriamo di raggiungerla prima possibile. Con queste partite, con queste prestazioni, credo che comunque a breve arriverà la quota salvezza, ma ricordo che comunque il campionato è sempre molto molto difficile, si affrontano squadre organizzate e pericolose. Noi dal canto nostro dobbiamo metterci quello che ci abbiamo messo oggi, perché così comunque possiamo regalare gioia ai tifosi, alla proprietà, a tutti quanti, e noi siamo orgogliosi di questo. Adesso si va alla pausa, 2 settimane prima di tornare in campo con la trasferta di Fano. Prima ti avevo visto salutare Sacco Manni, che va alla Via Reggio Cap. Sì, questo è un altro motivo d'orgoglio nostro. Il notaresco porta Sacco Manni, un ragazzo 2006, a fare il torneo di Via Reggio, che è il torneo più importante a livello giovanile. Significa che comunque abbiamo lavorato bene, e questo deve essere un motivo d'orgoglio per tutti quanti.